Dottoressa Abruzzone, ha sentito questo pedofilo che dice io avevo un orco dentro? Ma guardi, io credo che questo orco, questo famoso mostro dentro, in realtà sia qualcosa che viene molto facile definire così, come se fosse qualcosa che non appartiene a loro. In realtà questo tipo di pulsione è assolutamente possibile controllarla per questi soggetti. Non a caso sono in grado di posticipare la soddisfazione dell'impulso quando le condizioni sono favorevoli e soprattutto quando la possibilità di venire scoperti rasenta lo zero assoluto. Quindi francamente questa incontenibilità dell'impulso, io insomma nella mia carriera purtroppo di soggetti del genere ho incontrati diversi e non ne ho mai incontrato uno veramente incapace di controllare questo tipo di aspetto. Anzi, di solito selezionano e sono abilissimi nel selezionare vittime che porteranno la loro dimensione di soddisfazione nell'assoluta segretezza, quindi individuano il bambino più fragile, quello più solo, quello che non ha nessuno a cui raccontare l'orrore a cui loro lo stanno sottoponendo. Quindi io francamente tendo ad avere un approccio molto molto forte nei confronti di questi soggetti e molto poco teso a lasciare queste scappatoie cognitive che francamente lasciano questo, il tempo che trovano. Non credi in questo pentimento, diciamo. Assolutamente adesso. No. Senatrice Serafini, lei invece quando vede questo personaggio che cosa le viene in mente? Crede forse che si possa pentire, che ci sia un recupero? No, c'è ormai una tendenza internazionale, anche europea, che indirizza una parte della prevenzione proprio anche nell'evitare la recidiva e nella cura degli autori che sottopongono alla cura. Quindi io penso che una parte di queste persone è anche malata. Spesso gli psicologi ci dicono, quando abbiamo fatto la legge l'abbiamo sentito, una parte non riesce a interrompere il circuito di violenza e quindi ripristina sempre lo stesso meccanismo di violenza, perché spesso sono state persone abusate, quindi una parte almeno, poi ci sono invece altre tendenze che niente hanno a che vedere con la patologia e con la malattia e che hanno a che vedere invece con un esercizio della violenza derivante appunto da un sentimento di inadeguatezza, la facilità con cui si può andare con un bambino rispetto a un confronto con un coetaneo, con una persona forte. Quindi è stato anche detto, è un modo per non affrontare se stessi, le contraddizioni, le difficoltà e scaricare su un bambino che è incapace di difendersi le proprie contraddizioni. Oppure c'è anche una tendenza, che questa va assolutamente condannata in un modo molto preciso, che è il pensiero che diciamo ci sia anche un consumo feticistico della giovinezza e dell'infanzia, è quasi un istinto di morte. C'è una civiltà che dovrebbe, la civiltà civile, se sui bambini, nei confronti dei bambini, esprime il meglio di se stessi, non il peggio. Con la pedofilia si esprime il peggio, è l'opposto della protezione, è l'uso. Un bambino non è capace di difendersi, per questo ci fa così orrore, non è capace di scegliere un rapporto. Per questo diciamo sempre che è violenza presunta, che non c'entra niente quando un bambino accondiscende, perché un bambino nei confronti dell'adulto è in un rapporto gerarchico di sudditanza. Non pensa che un adulto possa fargli del male, tanto più se è vicino a lui o amico dei genitori, quindi il bambino diciamo è completamente alla mercé dell'adulto. Per questo è così grave l'atto di pedofilia, perché il bambino due volte viene offeso: uno, si aspetta protezione dall'adulto e non la ha, anziché protezione c'è l'umiliazione, c'è l'uso. Ecco, quindi io credo che appunto è molto variegato il fenomeno, ci sono poi chi produce in termini criminali cassette proprio pornografiche, chi organizza il turismo sessuale, chi organizza la prostituzione minorile, e queste sono grandi organizzazioni che stimolano, diciamo così, al momento del fenomeno. Poi ci sono appunto anche persone che sono malate, e quindi dobbiamo sempre vedere anche questo. Non a caso una parte consistente della prevenzione sta anche nella cura. Signora Di Biagio, lei riconosce un po' la descrizione che sarà fatta delle vittime di pedofilia in questa intervista che ha fatto lei da Cavo? La vittima in pedofilia è una vittima che ha perso in partenza, perché è un rapporto, è una lotta impari. Questi bambini vengono minacciati, vengono abusati, vengono picchiati. Ma molto spesso a tutto ciò si arriva attraverso un percorso, cioè c'è un approccio psicologico e l'adulto sa utilizzare molto bene l'autorità e l'autorevolezza che spesso ha in queste situazioni. La cosa che mi addolora molto è che spesso il mio stato viene abusato una seconda volta non essendo creduto,
essendo emarginato, dovendo dimostrare, dovendo lottare con le unghie e con i denti per ottenere giustizia, come è successo un po' anche ai nostri bambini, magari dopo avremo modo di parlarne meglio. Per cui l'aspetto aberrante è questo, è il fatto che poi... Che non vengano creduti. Che non vengano, sì, che non vengano creduti e che vengano minati, cioè che gli venga fatto un torto così grande all'atto già dell'abuso, che comunque se lo porteranno dietro a vita e che oltretutto debbano lottare per ottenere giustizia e per essere creduti. Dottor Vulcani, lì è molto più difficile trovare le prove, anche a distanza di anni. Quello che possiamo dire è che su internet loro diventano sempre più sociali, qualcuno l'ha detto, e anche il signore, come abbiamo definito adesso, lo continuiamo a definire il signore, ha anche detto che lui si era ripreso quel telefonino, perché lui per avere queste immagini nuove doveva mandarle delle sue immagini nuove ad altri soggetti come lui. Quello che in realtà esiste sono network di pedofili in rete che si scambiano continuo materiale, per fare materiale nuovo approfittano dei minori che hanno la loro disponibilità. Poi, se posso dire una cosa, cioè, al di là di questo che è un commercio a volte anche spesso economico, poi c'è tutto il meccanismo della pedofilia che non ha commercio, cioè di tutto quello che accade fra le mura domestiche, dove non c'è bisogno neanche di mandare l'immagine. Questa è la testimonianza fuori appunto di un... Perché poi diventa un problema per un ragazzino denunciare un papà, un zio o un nonno, non è facile. Un membro della famiglia, sì, vedremo poi anche la testimonianza di un pedofilo appunto che ha abusato di una nipote. Don Fortunato, lei di questi orchi ne ha incontrati alcuni? Innanzitutto ho incontrato le vittime e credo questa sia la cosa più importante in tantissimi anni di impegno, quando ancora non esisteva neanche la legge, la 269 del 98. Posso testimoniare di aver accompagnato con l'associazione Medre più di 700 bambini e 700 famiglie, intervenendo anche nei tribunali, accompagnandoli. Ecco, ha ragione la mamma, perché i bambini e le famiglie spesso diventano doppie vittime e quindi di conseguenza a volte alcune famiglie devono andare via dal paese, dalla città, devono scappare via, perché la società è vero che è contro gli abusi sessuali, contro la pedofilia, ma non c'è ancora quella maturità sociale, quella coscienza corretta che permette di poter invece essere come una specie di abbraccio, di accompagnamento di queste persone, di questi soprattutto bambini. È un fenomeno stratificato, è un fenomeno complesso, è un fenomeno globale, quindi non è soltanto un fenomeno legato, immaginate che tantissime foto di bambini scattati con la violenza li ritroviamo anche a distanza di tantissimi anni. Io posso raccontare la testimonianza, noi abbiamo, forse siamo una delle pochissime associazioni onlus nel mondo che abbiamo individuato anche a distanza di 15 anni bambini violati 15 anni prima. E quindi questo significa che il dramma è così complesso che quando poi tu bussi alla porta e ti apre una ragazza che ha 22 anni, ma l'abuso era avvenuto quando aveva 7 anni, 8 anni, ed è successo alla nostra realtà associativa con le forze dell'ordine, con la polizia postale, bene, noi ci rendiamo conto come di fronte a questo questa ragazza a 22 anni ti dice: oggi mi stai ridonando la libertà, cioè oggi io posso dire che c'è qualcuno che ancora pensa a me, in senso male, che rimane dentro, è un male che rimane dentro, chiaramente. È un fenomeno gravissimo.